Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo Tractor Vlog, il Tractor Vlog più atteso dell'estate, John Deere 8R più estirpatore Rabe. Ormai è già 3 anni che vi abituo con questa, diciamo, modalità. Io sono Giuliano, per chi non mi conoscesse, per tutti i nuovi arrivati sul canale, per i vecchi o comunque per quelli che guardano i video e non si iscrivono, iscrivetevi, perché ho notato che la maggior parte di chi visualizza i video li guarda ma senza iscriversi. Quindi se i contenuti vi piacciono, fate questo piacere a me e al canale, aiuta sicuramente a crescere di numero. Detto questo, ragazzi, direi che è inutile perdere tempo in chiacchiere qua durante il viaggio e così via. Vado direttamente in campo, vi faccio vedere in che condizioni è il terreno. Lì c'è già, come si può vedere da questa videocamera, lì c'è già qualcuno che mi aspetta. E quindi ragazzi, vi racconto tutto dopo. Ragazzi, eccoci in campo, ci siamo lasciati col trinciastocchi, continua la corsa per preparare il terreno e seminare i relativi secondi raccolti. Che dirvi ragazzi, è passata meno di una settimana, domani, che è oggi è domenica, 27 giugno, domani è lunedì 28 giugno, in sostanza domani, lunedì alle 12, per me è passata una settimana da quando abbiamo iniziato a trebbiare l'orzo, quindi diciamo che in teoria già domani sera seminiamo i secondi raccolti, perché il terreno, ragazzi, viene veramente da Dio. Allora, qua possiamo aprire il nostro attrezzo, come al solito. Vi faccio vedere dopo giù in che condizioni si trova il terreno, perché ho già fatto un prepassaggio con la dischiera, il New Holland T5 che avete visto sul canale, sì, avete visto appunto e vedete anche là alla mia sinistra, comunque prima davanti a me, ma uscirà il Tractor Vlog col test di quel New Holland T5 e la relativa dischiera probabilmente fra pochi giorni, sarà il video dopo questo, non preoccupatevi. Allora, qua aperto, vi faccio vedere in che condizioni si trova il terreno e poi cominciamo subito, perché sì, è il primo anno che faccio video e semino i secondi raccolti, quindi non mi posso più tanto rilassare nelle manovre lente. Allora ragazzi, il terreno si trova in queste condizioni, ovvero è stata trebbiata colza, andrò a seminare i secondi raccolti, secondo raccolto di soia sul terreno dove prima c'era colza. Ho voluto provare la dischiera, quella dischiera appunto là, su sodo. Ha grattato 5 cm, ragazzi, il terreno è cemento, quindi è già un risultato grandioso, ma ho voluto continuare la lavorazione, nonostante la poca profondità lavorata, perché ho visto che comunque ha mescolato in maniera eccellente il residuo colturale e ha tagliato tutti i residui di stocco. Infatti vi faccio vedere che ovviamente gli stocchi non li ha staccati, o comunque poco, vedete qua che sono ancora ben attaccati, li andiamo a staccare con Rabe, però vedete che il residuo è stato veramente interrato in maniera eccezionale e vi posso garantire che il colza lascia veramente tanto tanto residuo. Adesso con Rabe andrò a una profondità di circa 15-20 cm, il terreno è veramente duro e quasi impenetrabile, andrò a tagliare tutte le radici, dopo mio padre mi seguirà immediatamente con la dischiera, ma comunque vi farò vedere, dopo ci andrò su io direttamente qua in campo, scambieremo i trattori e nel prossimo video la vedrete in azione. Adesso partirà subito mio padre dietro di me e andrà a fare un affinamento. Il risultato ve lo anticipo già, anche se non dovrei farlo, ve lo dovrei far vedere dopo. Il risultato con passaggio di Rabe più dischiera è questo qua, 20 cm di terreno lavorato e affinato su cui andremo a seminare soia e ovviamente dovremo irrigare e diserbare immediatamente. In ogni caso tutto il residuo è interrato, tutti gli stocchi sono staccati e quindi perfetto. Lì ragazzi, come vi ho detto anche con il Blizzard e il Tarup, c'è un sensore di X-Farm, in questo caso pieno d'olio, ma in ogni caso l'attrezzo comunica col trattore e in questo momento sta tenendo traccia di tutte le attività
e sta compilando in maniera automatica il quaderno di campagna. Vi lascio il video di telemetria in alto a destra, ve l'ho già detto tante volte se volete approfondire. Io lo trovo veramente molto utile e molto interessante. Oltretutto sto provando anche un modulo sempre di Xfarm che si chiama InCab Cloud, che è direttamente collegato a telemetria. In sostanza sul display del telefono, magari vi metto qualche clip mentre dopo siamo in cabina, fa vedere in tempo reale il trattore sopra il campo, con tutti i consumi, lo sforzo, la velocità. Sempre interessante. Comunque magari appunto vi metto una registrazione del display del telefono con questa interfaccia per farvi vedere un po' com'è. Fermo l'attrezzo, quindi sgancio tutti i blocchi e metto le spine di sicurezza e poi partiamo. Oh ragazzi, eccoci in cabina, mamma mia se si sta bene, folle, doppia trazione, avanti, imposto la velocità a 4 km/h. Perché ragazzi? Perché se no mio padre, anche se va via a 12-13 km/h, non mi sta addietro. E quale problema c'è, voi direte? C'è il problema che fa tempo a asciugarsi il terreno con la poca umidità residua e la dischiera lavora un po' peggio. Quindi andiamo a lavorare immediatamente il terreno dietro il rabe con molta tranquillità, senza far asciugare il terreno umido che vado ad estrarre. E adesso appunto ragazzi potrete vedere che mio papà parte. E inoltre mio padre, preso dalla foga di usare il T5 con la dischiera, che si sta divertendo parecchio, mi ha cancellato la traccia. Quindi io stesso sto andando ad occhio, però va bene. Mio padre vedrà questo video e lo saprà. Poi oltretutto nel lato destro ho preso una bella carreggiata della CR 1090 che pesta bene e quindi sta venendo fuori dei ciottoli non da poco. Però la dischiera, finché sono umidi appunto, riesce a tagliarli bene. Ragazzi, velocità di crociera, ve l'ho detto, 4 km/h, molta tranquillità, tanto basta fare un avanti e indietro e ho già sorpassato la dischiera, perché io ho un estirpatore da 6 metri, mio padre ha la dischiera da 3, quindi nessun problema. Ovviamente ragazzi farò delle parti parlate o meno, per così siete tutti contenti. Alla fine del tractor vlog, come al solito, metterò la clip con la GoPro in testa. Allora, cosa raccontarvi oggi? A parte appunto che è da tanti anni che non facciamo secondo raccolto, tanti anni, però visto il prezzo della soia non so se rimarrà alto o meno, comunque il prezzo è veramente notevole, abbiamo deciso di far secondo raccolto di soia su 16,5 ettari a Cozza. Ok, perfetto. Io sto andando un po' storto perché, non avendo la traccia, non ho sto prendendo un punto di riferimento che è una vecchia linea di stocchi del Colza. E c'è una cosa bella, ragazzi, che vi lascio in alto a destra, ovvero che stamattina sono venuti i ragazzi di Agronord. Agronord è un canale YouTube che porta video di agricoltura, quindi video montati, classici, fatti veramente molto bene. E quindi mi sono fatto dare una mano sia per dei, diciamo, video di copertura quando parlerò della dischiera e così via, ma anche perché sono venuti giù a fare un bel video fatto bene all'8R, alla dischiera, il T5, non so cosa inserirà nel video, non so quando uscirà, comunque appena esce ve lo lascio qua in alto a destra. E ovviamente seguitemi su Instagram e seguiteli su Instagram, vi lascio tutti i link in descrizione per rimanere aggiornati sulle varie uscite dei video, le varie collaborazioni. Sono stati molto bravi, ho visto un paio di scatti, mi hanno fatto vedere velocemente un paio di riprese e i ragazzi sono in gamba. Lo ribadirò più volte anche quando nel video che andrò a registrare dopo questo lì sul T5, quel T5 sta letteralmente volando, quindi passa questo bestione di 8R da 140 quintali a una profondità, diciamo, discreta, e dopo passa in affinamento quel Newland T5 Smart Trax, che appunto Smart Trax vuol dire che è cingolato, e ragazzi pesa appena 50 quintali quel cingolo, sta volando, perfetto per l'affinamento e il pre-semina. Semina poi di soia che vi racconterò in situazioni in campo. E ragazzi, io sto pre-registrando questi video, quindi non ho ben presente il calendario di come farò uscire i video, delle varie uscite dei video, e quindi vi lascio tutto
quello di cui sto parlando in alto a destra appena esce. Veramente ragazzi, non sbagliate, basta controllare la i, basta controllare la descrizione. Nella descrizione trovate tutte le informazioni riguardo i mezzi, gli attrezzi, le larghezze, i quintali, le potenze, quindi non avete veramente scuse. Ovviamente ragazzi, l'8R non se ne accorge neanche, sta andando a 1300 giri, 4 km orari, quindi figuratevi. Però ragazzi, ovvio, c'è ancora del residuo, c'è ancora qualche ciottolo, però per come è il terreno, quindi asciutto, è cemento, e per il residuo che c'era è veramente un gran risultato. Poi nel video lì con la dischiera lo vedremo ancora meglio. Inoltre qua ho guardato il meteo, ma sembra, vabbè, che fanno previsioni un po' troppo distanti a mio parere, perché arrivano fino al 15 di luglio. Comunque anche per esempio sull'agrometeo di X-Farm per la settimana che viene ha messo zero acqua, di conseguenza semina e immediatamente irrigatore e via. E dopo, ovviamente, appena finito di irrigare la soglia di secondo raccolto per farla nascere, bisogna partire ancora con tutte le altre coltivazioni. Qua mi sono impostato una retro un po' troppo aggressiva, correggiamo subito col manettino. Mi voglio impostare anche una seconda gamma un po' più rapida per le manovre, vabbè che appunto non ho fretta, cioè relativamente non ho fretta, devo preparare il terreno, però considerando che non devo far asciugare il terreno prima che passi la dischiera, posso, diciamo, prendermi il lusso di manovre un po' più lente. Devo cercare di andare più dritto possibile, perché avendo le ruote strette e con quel peso della dischiera dietro, appena prende, diciamo, una delle cunette lasciate dal rabe, tende, si fa fatica un po' a guidarlo, quindi devo cercare di andare dritto per far sì che il T5 vada bello dritto senza fatica, dover star lì a curvare. Ok, adesso qua probabilmente ci sarà mio padre che mi sorpasserà. Io lo sorpasso con la metratura, però lui mi sorpassa in velocità, giustamente, perché bisogna fare più veloce possibile. Scusate ragazzi per le condizioni del trattore, ovviamente, che io avevo lavato, ma ho iniziato a lavorare e sono venute giù 3 gocce di pioggia canoniche per sporcare bene tutti i vetri come si deve. Appunto, si vede bene il segno del tergicristallo. Dopo l'ho parcheggiato sotto il capannone, ho lasciato aperto il portone per una giornata ed è arrivato l'amichetto piccione a rovinarmi il cofano. Ragazzi, vabbè, non so che dirvi. Cioè, è veramente il colmo. Tutte le volte che lavo il trattore per dire ok, ci devo fare dei video, è la volta buona che, cioè, si sporca più del dovuto, succedono catastrofi ambientali, l'acqua che non scende bene dal tettuccio, come vi ho raccontato l'ultima volta che l'abbiamo usato questa primavera. E così, ragazzi. Che roba, vabbè, lo so che tanto molti di voi diranno, ci sarà una parte che dirà oddio è molto sporco, un'altra parte che dirà ma averne i trattori così puliti, quindi ragazzi, nessun problema, l'importante è che ci sia un bel video, che vi piaccia, e quello appunto è l'importante.
Ok, eccoci arrivati in fondo. Non è la velocità del solito, siamo abituati a 8-10 km orari. Però ragazzi, se si vuole fare un bel lavoro bisogna scendere anche un po' a compromessi. Nella fretta mi sono appena ricordato che non ho acceso la telecamera sull'attrezzo per farvi vedere bene la lavorazione. Ovvio non c'è nessun problema, lo vado a fare adesso. Inoltre metto anche la GoPro in testa, che così accontento tutti. Vado un po' avanti, che così può fare la manovra mio padre, e vado a vedere anche come sta venendo il lavoro. Ok, eccoci qua con la GoPro in testa, che a qualcuno piace tanto. Inoltre cam anche sull'attrezzo per farvi vedere come viene la lavorazione. Diciamo che il rabe con le ancore a zampa d'oca fa veramente un ottimo lavoro, perché taglia tutta la terra e di conseguenza tutte le radici. Il terreno però è molto duro, sotto è cemento, stiamo lavorando quei 20 cm, il tanto che basta per seminare la soia. Certo che magari passare un attrezzo, ogni tanto mio padre mi supera, guardate come si diverte lì con la dischiera. Comunque, appunto, stavo dicendo che magari in questa situazione o sono in minima e non posso, prendo i contributi per la minima e non posso, solito discorso, passare, non so, secondo me la lavorazione ideale era andare a 20-25 cm abbondanti, quindi una bella lavorazione con un dissodatore, ripuntatore, chiamatelo come volete, tipo il mio Aio, quel doppio rullo a spuntoni che rompeva tutti i ciottoli. Subito dopo il passaggio di dissodatore e ripuntatore, un colpo con quella dischiera, e poi se il terreno era sufficientemente lavorato, bene, quindi si procedeva con la semina con una macchina a dischi normale. Se no, altrimenti, se rimaneva ancora del ciottolo, con una macchina combinata con l'erpice rotante. Purtroppo siamo in minima, quindi ci dobbiamo adattare e facciamo quel che si può. Anzi, questo risultato, come potete vedere qua col passaggio della dischiera, è veramente veramente notevole. Si potrebbe risparmiare il passaggio di due trattori, ovviamente, prendendo un attrezzo da 6 metri adatto a questa macchina, che tanto i cavalli ci sono, con dischi davanti, ancore come queste centrali, dischi dietro, rulli, eccetera. Allora con una macchina fai il lavoro di queste due. Però ragazzi, uno, devo provare quella macchina, e ringrazio e ringrazierò Maschio Gaspardo e Camso per la prova che mi hanno fatto fare, e secondo, sono attrezzato così e questo si fa. Magari, non so ragazzi, più avanti si spera che quella prova di quel T5 là sia la prima di una lunga serie. Magari mi arriva, non so, un attrezzo combinato da qualche azienda e farò volentierissimo la prova anche di quello. E niente, io ragazzi penso avervi detto tutto. Io ovviamente in quest'ultima parte ho messo la GoPro in testa, come piace a tanti, ripeto, e la GoPro là sulla lavorazione, che mi ero dimenticato fin dall'inizio, scusate per questo, ma veramente sono fuso, da 10 giorni che corro veramente tanto e dormo pochissimo. Non che prima fosse tanto diverso, ma la storia del secondo raccolto ha aggiunto un bel da fare a tutto quello che facevo già prima, e quindi possono starci anche queste sviste. Detto questo, ragazzi, io proseguo con la mia lavorazione, vado subito dopo aver spento le videocamere qua, le vado a mettere sul New Holland T5 in modo tale da farvi il video che uscirà fra pochi giorni, massimo una settimana, 10 giorni, però cerco di farlo prima perché è stato un maggio e un giugno povero di video, vorrei arricchire almeno luglio, agosto con un bel po' di video. Comunque vedremo, non dico nulla, non voglio mai promettere se non sono sicuro. Di conseguenza spengo tutto qua e ci vediamo sul New Holland T5, ma ovviamente per voi passerà qualche giorno, per me qualche minuto. Detto questo, vi mando un caro saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, almeno vi faccio il saluto senza fascia della GoPro in testa, e niente, detto questo, noi ci vediamo nel prossimo Trattor Vlog.